Bentornati a una nuova edizione del nostro TG Monitor. Iniziamo con un bilancio dei controlli straordinari della Polfer, quindi della Polizia Ferroviaria, effettuati il 16 e il 17 di gennaio. Controlli straordinari della Polizia Ferroviaria nelle giornate del 16 e 17 gennaio. Nell'arco di 24 ore sono state controllate 41 stazioni e scortati 45 treni, identificate 566 persone, delle quali 163 a bordo treno, e tra queste 48 erano minori. Nell'ambito delle operazioni di controllo, un cittadino italiano di 32 anni sceso alla stazione di Alessandria da un treno proveniente da Asti si è trovato di fronte una pattuglia di agenti della Polfer e dell'unità cinofila antidroga della Polizia Municipale. Inutile il suo tentativo di fuga. L'uomo, tratto in arresto, aveva con sé tre panetti di hashish di circa 100 grammi ciascuno e nella sua abitazione sono stati ritrovati, nel corso della perquisizione domiciliare, un bilancino di precisione e bustine di cellophane utilizzate per confezionare lo stupefacente. Controlli come quelli avvenuti nelle stazioni piemontesi hanno natura preventiva e riguardano sia viaggiatori che bagagli e vengono effettuati sia sui treni nazionali che internazionali, oltre ovviamente che nelle stazioni ferroviarie, ove è maggiore l'afflusso di persone. L'azione comune delle polizie ferroviarie europee è denominata Active Shield e viene disposta dal Servizio Centrale di Polizia Ferroviaria. Nella nostra regione protagoniste dei controlli sono stati il compartimento Polfer del Piemonte e Valle d'Aosta, con oltre un centinaio di operatori coadiuvati da un contingente del reparto mobile e di alcune unità cinofile. Da oltre 10 anni la Polizia Ferroviaria Italiana partecipa alle attività del Network Rail Pol, composto dalle forze di polizia di 15 paesi europei. E adesso passiamo alla cronaca. È stato arrestato dalla Polizia di Stato per stalking un cittadino rumeno. Infatti gli agenti della squadra volante hanno appunto tratto in arresto un cittadino rumeno di 59 anni con precedenti per atti persecutori. I poliziotti sono intervenuti nel quartiere Madonna di Campagna di Torino dopo una chiamata di una donna che era stata minacciata dall'ex coniuge. Quando sono arrivati sul posto hanno trovato l'uomo sul pianerottolo dell'alloggio, vistosamente sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Nel corso della perquisizione corporale nei confronti dell'uomo, appunto, gli agenti hanno trovato uno stiletto con una lama di circa 8 centimetri. Dal racconto della donna è emerso che, sebbene il matrimonio nel quale aveva subito comunque maltrattamenti fosse terminato un paio di anni prima, il 59enne non aveva mai smesso di essere molesto. Fino al 6 maggio le madame reali, Cristina di Francia e Giovanna Battista di Savoia, saranno in mostra a Palazzo Madama a Torino e i dettagli li vediamo nel nostro servizio. Fino al 6 maggio a Palazzo Madama una mostra dedicata alle madame reali. Ma perché sono così importanti? Sono importanti perché sono due parigine colte, intelligenti, potenti. La prima, Maria Cristina, è figlia del re di Francia, figlia di Enrico IV e di Maria de' Medici, niente meno. La seconda appartiene a un ramo secondario dei Savoia, ma è sempre una parigina colta, intelligente, elegante. Vengono a Torino per sposarsi, vengono a Torino in una piccola città che è in crescita, ma sono loro che danno questa allure internazionale, una città che vuole essere europea, che grazie a loro diventa una capitale che in termini di immagini, in termini architettonici avrà un'allure europea. Non a caso il loro interesse, il castello delle Valentino, la villa che oggi è detta Villa Abile sulle colline, ma lo stesso Palazzo Madama dove loro abitano, è per questo che è una mostra identitaria. Le opere più emblematiche sono queste che intravedete alle mie
mie spalle, loro due a cavallo, Maria Cristina con la spada sguainata, e poi viene ripresa, è un'opera che arriva dal castello di Racconigi, che è partner in qualche modo di questa mostra, e l'altra che è una nostra opera che abbiamo spostato qui, dove si vede Giovanna Battista a cavallo riprendendo quell'iconografia. In un'epoca, quella del 600, dell'inizio del 700, ancien régime, profondamente maschilista, per due donne rimaste vedove, diventare reggenti al governo del Ducato, prima dei loro figli che ancora sono minorenni, era un fatto difficile. Non a caso Maria Cristina viene contrastata dai due cognati, uno dei quali è cardinale e l'altro è un principe, che vogliono affiliarsi alla Spagna, e lei invece con l'aiuto della Francia riesce a tornare a Torino ed è reggente al posto del figlio. Insomma, due donne che non solo nella rappresentazione d'Amazzo nella spada, ma con un forte temperamento portano cultura, arte e anche benessere, cioè c'è un'attenzione al benessere soprattutto di Giovanna Battista di Savoia, perché è lei che fa costruire l'ospedale San Giovanni, oggi lo chiamiamo San Giovanni Vecchio, l'ospedale poi più grande di Torino, fa costruire l'ospizio di San Salvario per gli anziani, quindi un'attenzione anche al popolo, tanto che poi dopo una vita abbastanza libertina, con amanti, con amori, muoiono in profonda religiosità, entrambe carmelitane scalze, e nella chiusura di questo percorso rappresentiamo il vestito da carmelitana scalza che indossano alla morte entrambe. Vivono, tra l'altro, hanno una stanza nel convento della chiesa di Santa Cristina in piazza San Carlo, delle carmelitane scalze, quindi come espiando i loro peccati. Quindi un racconto, una narrazione che apparentemente elitaria, ma è anche comprensibile da tutti, da un bambino della scuola elementare, direi materna, fino a un intellettuale, a uno storico colto che in questa mostra trova un racconto di una storia importante di 100 anni, 120 anni della storia di Torino e del Piemonte. Il Palazzo Madama è il centro storico di Torino, se si pensa che dall'insediamento romano al Regno d'Italia ha vissuto tutta la storia della città, e due figure femminili emergono in questi 2000 anni di vita della città, e sono appunto le figure straordinarie delle Madame Reali, che fra l'altro sono implicate in Palazzo Madama, perché addirittura tutto il rinnovamento della facciata barocca di Juvara è stato fatto proprio sotto Giovanna Battista Savoia Nemours, la seconda delle Madame Reali. C'è tempo fino al prossimo 3 di febbraio per visitare ad Asti, a Palazzo Mazzetti, la mostra Chagall, colore e magia, aperta dallo scorso 27 settembre e che ha visto staccare il biglietto numero 40.000. Ad acquistarlo una 43enne di Canale, in provincia di Cuneo. Hanno visitato la mostra oltre la metà degli astigiani che hanno scoperto così il nostro patrimonio culturale e monumentale. Questo è il commento di Maurizio Rasero, sindaco di Asti. E adesso passiamo allo sport, ma rimaniamo ad Asti, perché nel calcio A5 il Città di Asti ha riscattato contro il Carré Chiuppano, una solida squadra veneta, il brutto risultato, invece la battuta di arresto che l'aveva visto appunto sconfitto in casa del Padova. Invece in casa, appunto contro il Carré Chiuppano, ha portato a casa un risultato positivo al termine di una partita agguerrita. Una partita tirata fino alla fine, ma il Città di Asti la fa sua con un secondo tempo arrembante in cui ribalta il risultato sul campo grazie alle giocate dei suoi campioni. Itria è fortino su tutti, ma sotto la super regia di Douglas Corsini. E così la compagine di lotta torna alla vittoria dopo lo stop subito a Padova la settimana scorsa. Un campionato che vede recitare ad Asti un ruolo da protagonista, un solo punto dalla capolista, e con un girone di ritorno che potrebbe dare ancora molta soddisfazione ai biancorossi piemontesi. Ora il campionato prende una pausa di 3 settimane. Al ritorno Fortino e compagni dovranno far visita all'Ossi e poi ancora un'altra trasferta in quel di Villorba. E ora la parola ai protagonisti. Douglas, diceva Fortino, 10 finali, la prima si è portata a casa con un po' di difficoltà, ma il Chiuppano veniva da 3 vittorie consecutive. Sicuramente, per me non solo questa, ma dall'inizio del campionato, perché questo campionato solo la prima va in avanti, poi le altre devono fare
i playoff, per me tutte le partite sono una finale e questa è stata una di quelle. Che noi abbiamo fatto il nostro, loro si sono difesi bene, non siamo riusciti a fare i gol, poi nel secondo tempo l'abbiamo sbloccata, lì la partita è cambiata perché poi siamo passati in vantaggio, gli spazi sono aperti e siamo riusciti a vincere, poi alla fine soffrendo un po', ma ci sta, fa parte dello sport e complimenti, approfitto e faccio i complimenti ai miei compagni e pure alla squadra loro che per me è stata una bellissima partita. Sì, oggi siamo stati molto sfortunati, abbiamo avuto una grande opportunità, abbiamo avuto diverse opportunità per fare gol, ma la sfortuna veramente sembrava perseguitarci, un palo, un colpo, non entrava mai, poi la sfortuna ha deciso di lasciarci un attimo di spazio, allora ci siamo infilati e abbiamo fatto il secondo gol con Francesco, che è stato veramente molto bravo, con un passaggio di Fortino, è stata una bellissima azione. E per vincere le partite come queste devi avere la carica agonistica. Fiscante ha dato là al secondo gol con un'azione di grande grinta ed ha saputo dare il là all'azione che poi ci ha portato a fare il 2-1. Quindi carica agonistica, dovremmo fare un pochettino di allenamenti su questa carica agonistica che ci manca un po'. Se me la sono cavata bene non lo so, sicuramente è un'emozione molto forte perché comunque giocare una partita appunto in bilico dove ogni errore pesa di più ma anche ogni cosa giusta ha il suo valore è una forte emozione che mi mancava e sono molto contento di averla assaporata. La mia squadra ha fatto una bella partita, complimenti anche a loro, ci hanno fatto soffrire, noi oggi ci mancava una rotazione importante su un campo così grande, abbiamo faticato molto. Giudizio definitivo sul Città di Esti? Complimenti, promossi a pieni voti, non faccio una graduatoria però li ho visti molto bene. E adesso passiamo al meteo, bollettino ARPA Piemonte di allerta gialla nelle prossime ore sul Piemonte sud-occidentale per le nevicate che dovrebbero portare circa una decina di centimetri anche in pianura. La nota dell'ARPA avverte possibili disagi alla viabilità nelle valli Tanaro, Belbo e Bormida, nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria, dove da questa mattina è già cominciata a scendere la prima neve. Nel pomeriggio le precipitazioni dovrebbero estendersi alle zone pianeggianti del Piemonte centro-meridionale. A nord del Po le nevicate saranno invece sporadiche o assenti e per giovedì la neve dovrebbe cessare, ma le condizioni meteo della nostra regione dovrebbero mantenersi favorevoli per ulteriori ed eventuali nuove nevicate anche a bassa quota nei prossimi giorni, soprattutto tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio. Quindi facciamo attenzione, neve in arrivo anche a bassa quota. E a questo punto facciamo una piccola pausa, veramente molto breve, quindi restate con noi e ci ritroviamo tra poco per la seconda parte del nostro telegiornale. Bentornati alla seconda parte del nostro telegiornale e qui con me oggi Federica Tabò. Ciao Federica, ci diamo del tu. Ciao Giovanna, benissimo, grazie molte. Allora, io adesso lo leggo perché in realtà è lunghissimo, responsabile servizi educativi del Polo del Novecento e fino a qua, però anche del Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà. Esattamente, questo nome è lunghissimo ma significativo. Lunghissimo, significativo, quindi spieghiamolo. D'accordo, in breve sì. Di cosa ti occupi? Assolutamente, io gestisco tutto quello che è soprattutto il rapporto con le scuole e quindi la programmazione delle attività legate al mondo della scuola e non solo, anche alle nuove generazioni in senso lato, ai nuovi cittadini, a tutti coloro che hanno voglia di avvicinarsi ai nostri temi, che sono racchiusi in queste cinque parole evidentemente: deportazione, guerra, libertà e diritti e soprattutto un forte legame con la contemporaneità, quindi un legame perenne tra quello che è stato questo passato così importante e il nostro presente. Ovviamente l'occasione per averti qua oggi è che ci stiamo avvicinando al 27 di gennaio, il 27 di gennaio è una ricorrenza internazionale ed è riconosciuto come il giorno della memoria perché comunque il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa entra a Oswiecim, che poi in polacco in realtà è la cittadina di Auschwitz in tedesco e quindi è il campo di
di concentramento. Esattamente. Vengono aperti i cancelli anche in Italia dal 2001, il 27 gennaio viene riconosciuto come il giorno della memoria. Quello che ci tengo a dire, che ritengo fondamentale, sono sicura che tu lo condividi, è che non è solo il 27 gennaio. Dobbiamo sempre di più fare memoria, costruire memoria durante tutto l'arco dell'anno, ed è quello con il mio lavoro, che con il mio lavoro, con il nostro lavoro cerchiamo di fare, perché ai ragazzi bisogna far capire che è un impegno civile, che è una cosa quotidiana e costante e che non è una mera commemorazione legata a una data del calendario, fondamentale per l'avvenimento storico che rappresenta, ma che non si limita solo a quello. E soprattutto non si limita solo al popolo ebraico, perché esatto, è vero che è una parte fondamentale di questa giornata della memoria, però io tengo a sottolineare anche, spesso me lo chiedono, dico ma perché gli ebrei, ma non solo gli ebrei. Ti ringrazio tantissimo per averlo detto, sì, è fondamentale ricordarlo, sono molte le categorie di persone che ovviamente furono deportate e uccise nei campi di concentramento, perseguitate, ricordiamo gli zingari, gli omosessuali, i testimoni di Geova, e soprattutto gli oppositori politici. Ricorderei qui l'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati, nella nostra sezione torinese Ferruccio Maruffi, dedicata al grande Ferruccio Maruffi, testimone instancabile che fino insomma agli ultimi mesi della sua vita ha sempre raccontato ai ragazzi quella che è stata la sua incredibile esperienza di deportazione. E quindi sì, tante persone da ricordare. Tante da ricordare, parlando appunto di ricordo, ieri per il quinto anno mi sembra, quindi il 22 di gennaio 2019, sono state posate altre pietre d'inciampo. Quando parliamo di pietre d'inciampo, forse non tutti lo sanno, di che cosa si tratta? Sì, allora ieri sono state posate altre 15 pietre d'inciampo, con queste la nostra città raggiunge il numero di 108 pietre, quindi per il quinto anno consecutivo, come giustamente tu dicevi. Di cosa si tratta? Di piccoli cubetti di porfido, in realtà di cemento, su cui viene fusa una piccola lastra di ottone della misura di 10 cm per 10 cm, su cui vengono incisi a mano i dati di coloro che furono deportati, uccisi in campo di concentramento. È un'azione di arte pubblica, perché chi ha creato il progetto è questo importante artista tedesco Gunther Demnig, che molti anni fa inizia a interrogarsi su come fare a dare di nuovo un nome e in qualche modo voce a tutti coloro che non sono tornati e che non hanno potuto raccontare la loro esperienza di deportazione. E dove vengono messe? Perché d'inciampo? Nel selciato, nella pavimentazione, ovviamente non è un inciampo fisico, se no non ci permetterebbero di farlo, è un inciampo visivo che ci obbliga a soffermarci su quei nomi, su quelle date, per cercare di non dimenticare che queste persone sono morte, gli ebrei, per il solo motivo di essere ebrei, e tutti gli altri per non essere in qualche modo così, non essersi sottoposti alle volontà di un regime dittatoriale che imponeva un pensiero unico. E vengono anche solo, scusami se ti interrompo, per aver cercato di aiutare. Esatto, sì, il tema della solidarietà e di conseguenza dell'azione è fondamentale. Tantissime persone sono state arrestate perché hanno protetto degli ebrei e hanno trovato morte nei campi per questo motivo, quindi sì, anche per questo. E le pietre vengono poste di fronte tendenzialmente all'ultima abitazione liberamente scelta. Cosa significa? All'interno della casa in cui il deportato viveva al momento dell'arresto. Con gli anni il progetto si è ampliato, si sta aprendo. Proprio ieri Gunther mi raccontava che ormai abbiamo più di 70.000 pietre in tutta Europa, in 28 paesi d'Europa. Anche perché, ricordiamolo, lui ci mette del suo, nel vero senso della parola, nel senso che gira e segue tutte le pose, giusto? Assolutamente sì, le mette tutte lui, una per una, ma vengono poste anche davanti ai luoghi del lavoro o alle scuole. Adesso a Torino ne abbiamo, oltre a quella messa di fronte all'Istituto Avogadro, per Teresio Fasciolo, con ieri anche due pietre di fronte al liceo Berti per Rosa e Abramo Segre. Parlando di scuole, appunto, è il tuo argomento, ci sono degli eventi particolari fatti dal Polo del organizzati dal Polo del Novecento per i ragazzi nella giornata del 27 di gennaio di quest'anno, immagino? Sì, allora la programmazione è molto ampia, in realtà la programmazione del Polo prevede circa una trentina di eventi che sono già partiti intorno ai primi di gennaio e che proseguiranno fino ai primi di febbraio. Relativamente a quelli specifici per le
delle scuole, posso citare sicuramente la rassegna cinematografica dell'Archivio Nazionale della Resistenza e quindi delle proiezioni dei film introdotti sempre da degli approfondimenti tematici che saranno in questi giorni presso le sale del Polo del Novecento. Posso citare tutta una serie di interventi che i diversi enti che compongono il Polo, tra cui l'Istituto Storico della Resistenza, l'ANED, l'AMPI, il Museo Diffuso della Resistenza, fanno proprio nelle scuole in questi giorni. E poi posso citare ad esempio le passeggiate intorno alle pietre d'inciampo, quindi una modalità di ricostruzione della memoria pubblica attraverso una narrazione partecipata. Si fanno delle passeggiate a piedi in città e ci si sofferma su alcune di queste pietre per ricostruire quella che è stata la storia delle persone che hanno vissuto il dramma della deportazione. E se qualcuno fosse interessato ovviamente a partecipare a questi eventi, come può farlo, come vi può contattare? Ti ringrazio, sì. Allora, le informazioni tra l'altro sono inserite anche nel più ampio programma della città di Torino, con cui ovviamente il Polo lavora, e anche del Consiglio regionale del Piemonte, che sostengono alcuni di questi eventi, e sono reperibili sicuramente tramite il sito del Polo, che è www.polodelnovecento.it, 900 in numero, e presso le biglietterie dei due palazzi, dei quartieri militari che compongono il Polo, quindi Corso Valdocco, angolo Via del Carmine. Tanti eventi, hai detto, mi sembra una trentina, quindi dal 10 di gennaio fino al 3 di febbraio circa, sì. Tra questi succederà anche qualcosa, poi nei prossimi giorni tra l'altro avremo anche altri ospiti che ci racconteranno qualcosa riferito alla giornata della memoria e a questo periodo in particolare, di cui per adesso non accenno niente. Rimango con Federica qua e ci sono comunque degli eventi importanti, uno mi viene in mente quello forse del 1 febbraio, giusto? I Canti dei Ghetti. Esattamente, avremo questa importantissima artista e cantante tedesca Ute Lemper, che sarà a Torino per un concerto che si terrà la sera del 31 gennaio al Conservatorio, proprio sui canti dei ghetti e dei campi di concentramento. La musica, come sappiamo, durante la Seconda Guerra Mondiale e in particolare rispetto al tema della deportazione, ha avuto un duplice significato molto importante. Da un lato, comunque, il progetto di disumanizzazione, quindi si facevano suonare gli uomini e le donne nei campi un po' con l'idea di fargli credere, no? Soprattutto per mostrare all'esterno, per far credere all'esterno che fosse una vita normale quella all'interno del campo e che tutto continuasse come se. E dall'altra parte invece per molti fu un modo di sopravvivere realmente, perché ricordare i testi delle canzoni, cantare, era comunque un momento di condivisione, quindi di tenere alto il morale per sopravvivere. Soprattutto coi bambini, perché io ricordo che ci sono dei canti specifici che vengono appunto, che venivano insegnati ai bambini, riferiti anche a dei pezzi della Torah, il Re David, eccetera, per cercare proprio di farli rimanere in qualche modo allegri. Esattamente, e avremo la possibilità di incontrare direttamente al Polo Ute Lemper, che dialogherà con gli studenti e i cittadini la mattina del 1 febbraio intorno alle 11.30, e anche per questo è obbligatoria la prenotazione tramite il sito del Polo. Tra l'altro la musica dello Stato ebraico è particolare, io consiglio sempre a tutti comunque di andare a scoprirla, perché sia nella musicalità ovviamente della lingua, sia nel sound proprio, ha qualcosa che ti riporta indietro nel tempo. Sì, non bisogna dimenticare le radici, riappropriarsi, esatto, di radici e di tradizioni che sono sempre, sì, più importanti. Che non sono poi solo del popolo ebreo. Assolutamente, ecco. Possono essere di tutti, perché condivise come ogni forma di arte e di cultura, no? Il Polo del Novecento, adesso al di là della giornata ovviamente del 27 di gennaio, comunque tutto l'anno lavora per dare cultura. Esatto. E per soprattutto per i ragazzi. Certamente. Come svolgete la vostra attività durante l'anno? Cercando di metterci al servizio delle scuole e dei docenti, rispondendo a dei bisogni e delle esigenze che sono sempre più concreti e reali, e quindi cercando di offrire degli strumenti di interpretazione del presente, andando però a raccontare quello che è stata la storia del Novecento, perché capire chi siamo, da dove arriviamo, ci aiuta sicuramente ad essere più consapevoli oggi. E cito in particolare il progetto iniziato a novembre con l'80° anniversario delle leggi razziali, appunto 1931
2018, a 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali, per cui ospitiamo un'installazione presso il Polo che chiuderà il 3 febbraio e che vi invito a venire a visitare, che racconta con diverse sollecitazioni quelle che sono state le esperienze legate proprio alle emanazioni delle leggi razziali in Italia, nel nostro paese. Come rispondono i bambini, i ragazzi di oggi ai racconti di quello che sembra ormai un'epoca lontanissima, ma in realtà non è così lontana? Ti ringrazio per questa domanda. Si dice che i giovani siano indifferenti, superficiali e menefreghisti. Non è così. Bisogna solo saper parlare con loro, bisogna trovare il giusto modo di farlo e la risposta a quel punto è più che positiva e spesso significativa. Non ci lascia scoraggiati, anzi, ci dà speranza. Voi collaborate in continuazione con le scuole comunque. Sì, durante tutto l'anno. Sì, no, invitiamo sempre di più le scuole a mettersi in contatto con il Polo del Novecento per organizzare insieme attività ed eventi per i ragazzi, perché secondo me è una delle cose più importanti per non lasciare indietro la nostra cultura. Ti ringrazio, proprio grazie così. Grazie a te. Grazie mille Federica di essere stata qua con grazie noi. Grazie a voi per avermi ospitato. Molto volentieri, tutte le volte che ci sarà occasione. Molto bene, grazie ancora. Io ringrazio voi per averci seguito e vi ricordo di continuare a rimanere sui programmi, con i programmi di GRP Televisione, canale 114. Ringrazio ancora Federica Tabò di essere stata con noi oggi e di aver parlato del 27 di gennaio, giornata della memoria, ma non solo, soprattutto del Polo del Novecento. Grazie a voi.